Ciao ragazzi, siamo allo Shooters Club di Senor B per presentare in anteprima per lo Striker Day in Sardegna la Beretta PMX. Beretta PMX, ultima nata in casa Beretta, è la versione civile della PMX in dotazione ai carabinieri. Quest'arma nasce per sostituire le vecchie PM12 in dotazione, inoltre alcuni reparti speciali dell'esercito l'hanno già equipaggiata. È un'arma che si differisce poco dalla versione militare, semplicemente per il fatto che non ha la modalità di fuoco in automatico, ovviamente spara soltanto in semiautomatico. Il selettore, come potete vedere, è soltanto su due posizioni e la canna è da 185 mm, filettata per poter montare vari accessori come compensatori o spegnifiamma. L'arma è praticamente uguale a quella militare, ha le mire abbattibili di tipo flip up con un sistema anche a battute di puntamento del tipo target, quindi ha un mirino e un'attacca di mira. La calciatura è di tipo folding, quindi si va a chiudere completamente e si va a ridurre drasticamente il suo ingombro. Viene fornita con due caricatori da 20 colpi in teclo polimero traslucidi, quindi possiamo vedere i colpi all'interno del caricatore. L'arma è completamente ambidestra, ha tutti quanti i comandi per andare a rimuovere il caricatore, ambidestri, e il tiretto d'armamento è reciprocante, quindi se un tiratore è mancino e lo vuole posizionare dalla parte opposta dell'arma lo può comodamente sostituire. Nella prova che abbiamo fatto oggi l'arma viene equipaggiata con un Barris RT1 che è il punto rosso dedicato a quest'arma da Barris. L'arma ha già di serie due punti per attacco cinghia di trasporto nella parte anteriore, ha due punti attacco cinghia di trasporto nella parte posteriore, inoltre ha varie asole di aggancio nella parte posteriore della calciatura. Inoltre nella parte anteriore inferiore ha un finger stop che ha anch'esso l'asola per agganciare una cinghia di trasporto. La cinghia di trasporto viene data nella dotazione dell'arma insieme a due caricatori, un pratico kit di pulizia, un manuale di istruzioni dal quale è possibile con un QR code scaricare il formato PDF per averlo sempre con voi nello smartphone. Ha una borsa rigida di trasporto robustissima, molto pratica. Il prezzo al pubblico consigliato è di 1.649 euro.